Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conosce, io sono Marco, studio medicina a Padova e sto per cominciare il quarto anno. In questo video voglio raccontarvi un po' del mio terzo e ultimo tirocinio di quest'anno che ho fatto all'ospedale di Padova per la prima volta, perché tutti i tirocini precedenti li avevo sempre fatti in ospedale di provincia comunque, e quindi è stata un po' un'esperienza diversa. Anzi, se non li avete ancora visti, vi lascio tutti i video precedenti qua sopra, così potete andare a recuperarli. E oggi invece vi parlerò appunto di queste ultime due settimane che ho passato nel reparto di medicina interna, in particolare di diabetologia. Ah, tra l'altro mi vedete con questa particolare tenuta oggi, ovvero la divisa sanitaria che ho acquistato poco tempo fa appunto per fare questo tirocinio. Vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete vedere un po' di cosa si tratta, anche se non è sponsorizzata né niente, però siccome mi sono trovato veramente bene, l'ho usata per tutte e due le settimane e è veramente comodissima e tra l'altro costa anche poco, magari vi lascio qua il link se volete vedere com'è, è comunque sempre acquistabile su Amazon. E io ho preso questo colore qua, che tra l'altro è abbastanza scura, però a me piaceva questa, quindi ho preso questa. E niente, insomma, così per, giusto per farvi vedere un po', perché sinceramente sempre portarmi il camice, ok, si può, anzi forse è meglio anche usare solo il camice, però visto che comunque mi hanno detto che si poteva usare anche questa divisa qua, ho detto beh, io porto questa e sono a posto, così sto anche più fresco visto che è estate. E così infatti è stato. Bene, detto questo, adesso iniziamo subito col video. Vi ricordo ancora che se non ci seguite su Instagram trovate sempre il link qua sotto in descrizione. Se volete potete iscrivervi al canale, se non mi piace, se questo video vi piacerà. E adesso iniziamo subito col video. Allora, partiamo intanto parlando un po' di questo reparto di malattie del metabolismo o diabetologia, che si chiama così insomma a Padova. È ubicato nel monoblocco, che fa sempre parte dell'ospedale comunque universitario, quindi si trovano veramente tantissimi specializzandi, come ben sapete. Ho avuto per la prima volta a che fare con questa categoria di medici che appunto non avevo ancora visto prima, perché avendo fatto gli altri tirocini in ospedali di provincia dove non ci sono specializzandi ma solamente strutturati, non avevo ancora conosciuto nessuno di questi. Di fatto ho visto che effettivamente l'organizzazione è totalmente diversa. Ad esempio alcune cose che negli altri magari ospedali fanno gli infermieri, quali fanno gli specializzandi o viceversa, oppure comunque gli strutturati sono molti meno, seguono magari cose un po' più complesse o comunque fanno anche scuola di specializzandi, un po' di tutto diverso. Comunque, andando per ordine, appunto la parte di diabetologia tratta principalmente pazienti con complicazioni del diabete o comunque altri pazienti di altri reparti, ad esempio anche nefrologici eccetera eccetera, che hanno sempre appunto il diabete come malattia principale. Quindi potete immaginare un po' le principali patologie trattate, che sono appunto le complicanze croniche del diabete, che sono principalmente la retinopatia, la nefropatia e la neuropatia diabetica. Ovviamente una delle lesioni principali che si vedono sono i piedi diabetici, che possono portare o meno all'amputazione, e di cui parleremo anche più tardi comunque. No, comunque la parte principale è comunque la clinica, la gestione della terapia e del paziente, comunque tutta la parte di esame obiettivo di cui parleremo fra poco, e non c'è praticamente niente di chirurgia, tranne la parte comunque sì di o ricostruzione o amputazione di cui parlavo precedentemente. E quindi sì, diciamo che è una sottocategoria di endocrinologia. Infatti comunque diciamo che gli specializzandi erano principalmente di endocrino, essendo comunque il reparto denominato malattie del metabolismo, anche se effettivamente comunque fa più parte di medicina interna come branca più che di endocrinologia. Ad ogni modo, parliamo un po' adesso anche degli specializzandi. Allora, diciamo che facendo un confronto con i precedenti tirocini dove dicevo che avevo avuto a che fare principalmente con strutturati, diciamo che qua si parla più di una quasi di colleghi, perché comunque sì, ok, sono già medici, però si vede che comunque stanno ancora imparando, sono ancora nella fase dell'apprendimento, perché finché non sei specializzato sei comunque sempre in un ambito di formazione, e quindi sono anche più predisposti a magari spiegarti delle cose, sono un po' più al tuo livello, anche se effettivamente loro sono già laureati, noi siamo dei, così, dei disperati che vanno in giro per l'ospedale. Oppure c'è il fatto che comunque sono molti molti di più rispetto magari a uno strutturato che gestisce un intero reparto. Loro invece sono comunque una squadra di 3, 4, 5, 10 specializzanti, dipende un po' anche dal numero di posti letto. Però secondo me vanno anche più a fondo delle cose, cioè mentre magari uno strutturato riesce a, o meglio lavora quasi per inerzia ormai, cioè le cose sono talmente tanto a memoria che le fa direttamente senza neanche pensare a quello che sta facendo, lo specializzando magari va più nel ragionamento, va più nel ok, adesso devo capire cosa devo fare qui, come devo gestire questa cosa, studia più a fondo le cose, perché giustamente le sta ancora imparando, e quindi c'è un po' sta differenza, ecco. Per il resto, insomma, sì, mi sono trovato bene, perché comunque sono tutti quanti molto disponibili, niente di particolare da riferire, anzi. Per quanto riguarda invece gli orari, devo dire che mi hanno detto che non è che lavorano 200 ore al giorno, anzi, solitamente sono ben distribuiti, cioè si fa più o meno dalle 8 alle 14 la maggior parte del lavoro, poi il pomeriggio lo fanno solo in alcuni, e poi ci sono le guardie notturne, che comunque deve sempre rimanere uno mi pare, e questo si fa una o due volte a settimana.
Anche per quanto riguarda i weekend, comunque si tratta sempre di fare delle guardie, non è che si sta tutti là il sabato e la domenica, anzi, ma si fanno comunque dei turni di 12 ore perché ci sia sempre qualcuno in reparto, ecco, ma non tutti quanti assolutamente. Per cui insomma diciamo che distribuendosi bene alla fine sì, si lavora parecchio, ma neanche 80 ore a settimana come tanti pensano, almeno in questo reparto funzionava così. Andiamo adesso alla parte un po' più pratica, comunque insomma quello che ho visto, che ho fatto in queste 2 settimane. Diciamo che il tirocinio è quello correlato alla materia semeiottica, che vi ho spiegato in questo video che vi lascio sempre qua sopra, dove ho parlato del mio esame. E quindi diciamo che le principali attività da svolgere o comunque da vedere sono l'esame obiettivo e l'anamnesi del paziente. Quindi esame obiettivo cos'è? È tutto quell'esame iniziale che si fa o a vista o con le mani o col fonendoscopio, o comunque attraverso la percussione, palpazione, auscultazione. Ispezione, vabbè. Quindi la prima visita che si fa al paziente quando arriva, quando viene ricoverato, ecco, si vanno a valutare i vari polsi, le eventuali presenze di edema, palpazione all'addome, quindi eventuali zone dolorabili e irradiazioni di questo dolore, si fa poi la percussione, si fa l'auscultazione dei toni cardiaci, dei polmoni, quindi si va a vedere se ci sono rantoli, ronchi, eccetera, eccetera, cosa insomma che se avete fatto semiottica sapete già, e poi tutto quanto scritto appunto nell'esame obiettivo del paziente. Questo ci dà una mano poi nel cercare di vedere qual è la terapia migliore per questo, per quest'ultimo, e soprattutto ci dà una mano poi nel decidere quali esami fare. Questo insieme appunto a quello che dicevo prima, ovvero l'anamnesi. L'anamnesi sarebbe la storia clinica del paziente dalla nascita fino al momento in cui è stato ricoverato, e serve appunto per capire tutte quelle patologie che possono essere già presenti o che possono predisporre a qualcosa che è successo ultimamente e che hanno appunto portato il paziente al pronto soccorso oppure al ricovero nel reparto, perché solitamente tra l'altro i pazienti che vengono ricoverati sono derivanti dal pronto soccorso, perché sì, non mi vengono in mente, sì, ci sono alcune occasioni magari in cui viene ricoverato per altri motivi, perché deve fare un'operazione, eccetera, eccetera, ma la maggior parte dei casi sono comunque pazienti che passano per il pronto soccorso e poi arrivano al reparto, ecco. E per cui insomma vi spiego un po' la giornata tipica. Allora, inizialmente dalle 8 fino alle 9, 9 e mezza, 10, insomma dipende dal numero di pazienti, si fa la riunione iniziale dove si presentano i vari casi che ci sono, i vari pazienti che sono presenti in reparto, e si capisce un po' come è la situazione, se è variato qualcosa durante la notte. Poi si inizia a fare il giro visite, cioè si va proprio a letto del paziente, si fa una visita un po' più generale rispetto alla prima che si fa quando entra il paziente in ospedale, si vanno a valutare come sono migliorate o peggiorate le caratteristiche sempre dei polmoni, cuore, eccetera, eccetera, e poi si prendono i vari parametri, quindi insomma saturazione, pressione e battiti cardiaci, e eventualmente il paziente, se ha qualcosa da riferire, lo dice agli specializzanti o anche allo strutturato, perché solitamente c'è anche lo strutturato durante il giro visite, e poi insomma viene aggiornata la situazione del paziente sempre nella sua cartella clinica. Questo insomma si fa per tutti i pazienti. Questo è il giro visite tipico. Eventualmente ci sono anche da fare delle medicazioni, queste venivano fatte prima, soprattutto nel mio caso insomma si parlava più che altro di piedi diabetici, quindi comunque di ulcere, lesioni a livello sempre di gambe o piedi, e è successo anche che c'è stata anche un'amputazione, quindi insomma una cosa abbastanza critica, comunque che mi ha diciamo scosso per alcuni versi, perché comunque rendi conto che sono cose che succedono, che poi precludono la mobilità di una persona e comunque tutta la sua intera vita, anche se comunque si tratta per la maggior parte di pazienti anziani, ok, però comunque stiamo parlando sempre di interventi molto molto seri che ti cambiano sicuramente l'esistenza da quel momento in poi. E quindi insomma ti fa pensare anche che, beh, prima di tutto di evitare le cose che possono portarti ad arrivare a quei punti, quindi parliamo sempre di fumo, obesità, sovrappeso, alcol, eccetera, 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 perché tra l'altro in un reparto con malattie del metabolismo, insomma, sono i principali fattori di rischio che ti portano poi ad essere ricoverato lì, e poi insomma, tutto il resto che ci sta intorno. Poi finito questo, insomma, giro visite di cui vi parlavo, si va a vedere se sono usciti degli esami, come esami del sangue, le emocolture, esami delle urine, delle feci, eccetera, eccetera, eccetera. Si decide poi la terapia da cambiare o da aggiungere ai vari pazienti, si ragiona poi sul fatto di perché sono insorti alcuni sintomi, si va a vedere la temperatura, se la febbre è salita, scesa, si va a vedere se ci sono eventuali complicanze, come risolverle e via dicendo, insomma. Un'altra parte invece molto, molto importante che ho fatto sempre durante queste 2 settimane sono la parte di ambulatori, che sono molto presenti in questo reparto qui, sempre riguardanti il diabete appunto e le sue complicanze. In ambulatorio diciamo che è un ambiente un pochettino diverso, perché comunque sono visite più brevi di circa 15-20 minuti o al massimo 40 minuti a seconda dei casi. La cosa bella è che comunque vedi tantissimi pazienti diversi, ognuno con le sue problematiche, con la sua storia. Beh, in questo caso diciamo che si tratta principalmente di cambiare la terapia oppure
farla nuova se è la prima visita diabetica che fa il paziente, eventualmente prescrivere le visite di controllo per le complicanze, come ho detto prima, quindi neuropatia, nefropatia e retinopatia proliferativa, e in alcuni casi fare la visita completa, quindi sempre esame obiettivo, l'anamnesi e tutto il resto. In particolare, la cosa più interessante che ho visto appunto durante il giorno che ho fatto ambulatorio, dove c'erano solamente pazienti trapiantati, perché comunque in alcuni casi il diabete mellito tipo 1 può portare anche alla necessità di trapianto di pancreas e di rene. E in questo caso ho visto appunto molti di questi pazienti che sono, anche questi secondo me, molto molto critici, perché comunque arrivare al trapianto vuol dire che c'è una situazione estremamente grave e non tutti ci possono arrivare, tra l'altro. In questo caso si va a fare una visita completa, proprio della valutazione completa del paziente, anche questo è stato molto molto interessante. E in questo caso si va a bilanciare oltre che i farmaci per il diabete vero e proprio anche per l'immunosoppressione, perché tanti erano appunto stati trapiantati qualche settimana prima, quindi ci sono tutte quante le varie visite di controllo da fare dopo, per controllare che non ci sia rigetto, per controllare che la funzionalità poi pancreatica principalmente e renale sia buona, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure ho visto anche un'altra giornata, le varie pazienti che hanno diabete gestazionale, quindi quello durante la gravidanza. Non so se avete già fatto fisiopatologia o endocrinologia, comunque insomma diciamo che uno dei tipi di diabete che insorge appunto durante la gravidanza è il diabete gestazionale. Non approfondisco l'argomento perché comunque non sto facendo una lezione sul diabete, però insomma sappiate che esiste anche quello, e quindi quella giornata l'abbiamo visto solamente donne incinte, insomma, che hanno appunto questa complicanza. E basta, poi insomma comunque se avete qualche altra domanda più specifica magari lasciatemi un commento qua sotto, così so anche cosa volete sapere, vi rispondo molto tranquillamente, oppure anche su Instagram se volete scrivermi. Passiamo adesso invece alle considerazioni finali, quindi è stato utile questo tirocinio. Allora, in generale posso dire che è stato molto molto utile, soprattutto perché, allora, prima di tutto ci si rapporta con i pazienti, che è già un passo avanti, perché dopo un anno e mezzo chiusi in casa, sinceramente, vedere un po' di pazienti, capire un po' com'è il lavoro in sé del medico, è stato veramente molto molto utile. Iniziare a lavorare un po' anche sui pazienti con l'esame obiettivo, cioè appunto, come dicevo prima, tutte le manovre semiologiche. Oppure insomma anche prendere i parametri semplicemente, quindi pressione, saturazione, i battiti cardiaci, eccetera, eccetera, comunque sono le prime cose che si imparano, penso l'abbiamo fatto tutti. Lavorare anche appunto sull'anamnesi, che secondo il mio prof di semiotica è l'80% della buona riuscita di un caso clinico è proprio l'anamnesi, quindi comunque anche quella è molto molto importante. E poi si vedere anche, ok, la terapia magari del diabete e delle varie patologie che ho visto, magari è una cosa che si impara anche nel quarto, quinto, sesto anno di medicina, quindi un po'. Alcune cose diciamo che non le avevo ancora fatte, non le ho capite perfettamente, però insomma già vedere un po' come ragionano gli specializzanti è stato molto molto utile. Per quanto riguarda invece il lavoro in sé, lo farei o no? Allora, diciamo che questo è un po' un sottoreparto di endocrinologia, quindi non è che si può proprio decidere di andare a lavorare lì, o magari sì, però dovresti fare solamente diabetologia, che appunto o fai medicina interna e poi fai solo diabete, oppure fai endocrinologia e poi fai solo diabete. Però insomma adesso è molto molto presto per dirlo. Sinceramente non mi è dispiaciuto come reparto, però non saprei dire se lavorerei là per tutta la vita o no. E fatemi sapere anche voi se lo conoscevate o cosa ne pensate, sempre qua sotto nei commenti. Ecco, una cosa positiva è che sicuramente ti permette di fare molta libera professione, sia l'endocrinologo sia il diabetologo comunque hanno molte possibilità di aprire uno studio privato, di avere pazienti, quindi questa è una cosa assolutamente positiva da tenere in considerazione. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video. Io vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete farmi qualsiasi altra domanda, lasciate sempre un commento qua sotto, vi risponderò il prima possibile. E per tutto il resto, ci vediamo al prossimo video.